Ero a casa. Alcune persone sono entrate, ci hanno prima molestato e poi ci hanno arrestato. Hanno preso i nostri soldi e le nostre proprietà. In realtà, se non avevi nulla, ti cominciavano a picchiare. Ho sentito dire da alcuni dei miei fratelli che vivevano qui che è un posto sicuro e così ci sono venuto a vivere. Stavo dormendo vicino al fuoco e della cenere è finita nel mio occhio e per 5 giorni non ho potuto vedere nulla. Tutti in città hanno un'arma, anche i bambini. La tua vita è in pericolo. Quindi sono arrivati qui, mi hanno controllato e mi hanno detto che mi avrebbero portato in ospedale. Mi hanno curato e mi è stato detto che avevo un piccolo problema all'occhio. Da quando ho cominciato ad applicare la medicina, posso ora riaprire l'occhio. Vivo malissimo qui, non voglio viverci ancora. Non ho mai pensato che avrei potuto vivere così, non l'ho proprio mai pensato. Non ho soldi, il cibo che ho l'ho elemosinato. Eravamo abituati a lavorare, ma ora abbiamo paura. Non puoi farti una vera doccia, non puoi nemmeno lavarti la bocca. Che senso ha la nostra vita ora? What is the use of your life now?